Venerdì 17 febbraio si discute nel Consiglio Provinciale di Siena di uno degli atti, dei documenti forse più importanti, l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012. Un piano triennale, l'elenco annuale delle opere pubbliche e il limite massimo della spesa annua. Un documento che appunto andrà a condizionare le scelte politiche e anche economiche della provincia di Siena. Un bilancio che continua a portare la provincia di Siena a un ente che fa una sfida per lo sviluppo. 36 milioni in opere pubbliche nel territorio credo siano una grande opportunità, nonostante i tagli che insomma portano il bilancio a un taglio di circa quasi il 40% rispetto all'anno precedente, i trasferimenti dello Stato e della Regione. Noi proviamo a resistere, a dare risposta ai cittadini. In questi giorni, nei giorni scorsi, abbiamo ancora dimostrato che la provincia è indispensabile. L'evento neve ha dimostrato che con la struttura della provincia abbiamo garantito in tutto il territorio una viabilità, credo, eccellente, nonostante un evento che si parla di almeno 50 anni che non si verificava. Ecco, la provincia esiste, continuerà a esistere dando risposta ai cittadini. Questo è il nostro impegno, questo è il nostro compito e continueremo ad onorarlo fino all'ultimo giorno di esistenza della provincia, nonostante le decisioni del Parlamento. Andiamo adesso a sentire il parere politico dei capigruppo. Siamo capaci in questa provincia, da parte di questa amministrazione, né di riscuotere né di spendere. Quando si spende si butta via, quando si riscuote invece, quando si dovrebbe prendere soldi che comunque spettano all'amministrazione provinciale, si perde tempo. È una gestione complessiva sbagliata. Da sempre avevamo fatto un conto, che era quello che comunque in ogni caso ci sarebbe stata la Fondazione Monte dei Paschi, che avrebbe in qualche modo risolto l'incapacità dell'amministrazione, comunque mettendo dei soldi fondo perduto, e in qualche modo si vivacchiava. Oggi questa storia è finita, sappiamo tutti che è finita. Abbiamo tutti che è finita, e quindi questa amministrazione dovrà misurarsi sulle cose esattamente come fanno le altre province. Non è una cosa semplice. Io credo che in fondo loro abbiano la speranza proprio che le province vengano superate. Dicono che non devono essere superate, ma poi hanno la speranza, così almeno i famosi 33 milioni, un mutuo trentennale per il quale comunque si pensava di pagarli con i soldi della fondazione, non si potranno più pagare, quindi non si sa come fare, non sanno come fare, e quindi se si superano le province per loro è risolto il problema del bilancio. Altrimenti io non riesco a capire. Non riesco a comprendere, e nessuno di noi riesce a capirlo, come potranno fare a continuare a fare delle cose che comunque sarebbero indispensabili per il territorio: edilizia scolastica, viabilità, ambiente, tutte agricoltura, caccia e pesca, tutte competenze specifiche dell'amministrazione provinciale per le quali non ha più soldi. Ma non è che non ha più soldi per colpa di qualcuno, ma semplicemente e soltanto per colpa di chi ha gestito e per come ha gestito questo territorio. Punto. È un bilancio importante perché deve rimarcare una serie di situazioni nuove che si presentano al nostro orizzonte politico, e quindi assume un'importanza maggiore rispetto al passato. L'elemento che accomuna comunque gli anni del capitalismo e del liberismo che hanno fatto da padrona mantengono un trend molto interessante, cioè quello di togliere ai più deboli. E quindi questo bilancio si presenta con una previsione nel settore del sociale di 92.000 euro rispetto ai 3 milioni di euro dell'anno passato. Questo significa che i nostri anziani, i portatori di handicap, le persone che sono più in difficoltà avranno meno rispetto all'anno prima. E poi fra l'altro avranno anche meno rispetto anche a quello che sono le previsioni nei bilanci comunali, almeno per quello che ne so. Anche loro dovranno fare dei tagli forti alla spesa sociale. Tutto questo favorirà le nostre banche, come al solito. Si ingrasseranno e poi forse un giorno ci daranno qualche briciola. Nel frattempo la cosa che veramente mi lascia esterrefatto rispetto a quello che sta avvenendo è dal silenzio con il quale tutto questo avviene. E cioè mancheranno 90 milioni di euro nella nostra provincia solamente come intervento dell'ente, e tutto tace. Ma abbiamo provato questa mattina il
bilancio dell'amministrazione provinciale, che ovviamente risente del clima generale, risente soprattutto dei forti tagli che ancora una volta sono abbattuti sugli enti locali. Rispetto al 2011 abbiamo 8 milioni di risorse in meno, rispetto al 2010 abbiamo 14 milioni di risorse in meno. È evidente che sono tagli importanti, sono tagli ormai che stanno diventando assolutamente insostenibili. Nonostante questo, noi abbiamo posto l'attenzione e la convinzione assoluta che dobbiamo comunque andare avanti, dobbiamo comunque affrontare, vogliamo affrontare i problemi di questo territorio, vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento. È chiaro, permangono alcune criticità che derivano anche, per esempio, dal patto di stabilità, che ancora una volta condiziona pesantemente. Abbiamo in cassa 10 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso che non possiamo spendere, non possiamo accendere mutui, non possiamo quindi fare investimenti. Tutto questo ovviamente ritarda la possibilità di programmare gli investimenti e gli interventi necessari per il territorio. È chiaro che c'è un clima anche di incertezza che riguarda le province che non favorisce tutto questo. Ripeto, nonostante tutto ciò, noi vogliamo e siamo determinati ad andare avanti, a costruire ancora le sinergie possibili per uscire da questo momento di difficoltà. Il bilancio riassume un po' questo, riassume la voglia di continuare ad occuparci dei cittadini, occuparci delle imprese, occuparci di una situazione di difficoltà che vogliamo superare anche attraverso il lavoro positivo dell'amministrazione provinciale di Siena. Oggi credo vada fatta una premessa prima di parlare del bilancio, e il ringraziamento ai dipendenti della struttura provinciale per la situazione neve, per la crisi neve. Credo che, a differenza di altri territori italiani, provincia di Siena e dipendenti della provincia di Siena abbiano risposto in tempo reale a tutte le esigenze del territorio, compresi i guasti delle aziende elettriche ed altro, che ci raccontano anche che in questo paese non si fanno più le manutenzioni, e questo è gravissimo. Il bilancio di oggi è un bilancio, come dire, dentro una situazione di crisi, dentro una situazione della crisi della politica, dentro una situazione di crisi delle istituzioni. Noi andiamo a approvare questo bilancio con l'incertezza del nostro futuro, ma comunque anche questa volta proviamo a mettere degli elementi rispetto alle necessità territoriali. Per un esempio, rimane invariato il nostro sostegno al trasporto pubblico locale, ed altre misure sul piano anticrisi, 100 milioni sui lavori pubblici. Cioè, noi tentiamo comunque di governare e di costruire un modello di sviluppo per questo territorio, nonostante questa difficoltà che credo, come dire, vada prima o poi riflettuta, perché la Grecia, a mio avviso, in questo momento non è lontana. Nel bilancio abbiamo dovuto assistere a delle piroette veramente racchiuse tra il drammatico e il ridicolo della maggioranza, che vogliono cercare in tutti i modi di mascherare una minusvalenza di 18 milioni di euro dovuti alla situazione attuale della Fondazione Monte dei Paschi, e quando sentono qualcuno che ne continua a parlare per accendere i riflettori su questo problema e cercare di trovare eventuali responsabili ed eventuali responsabilità del perché la Fondazione in questa situazione, tentano di farlo passare addirittura per pazzo, cosa che evidentemente va rimandata al mittente, perché è pazzo chi non va a vedere come mai una istituzione che dava così tanta ricchezza sul territorio è in una condizione veramente drammatica. Il governo ovviamente ha scaricato sulle province l'opportunità di aumentare la tassazione, cosa che abbiamo dovuto fare per portare a termine alcuni programmi che sento male, quello che è il nostro obiettivo di bilancio. Quindi alla fine chi ne ha fatto le spese sono stati i cittadini, e faranno i cittadini le spese, le faranno anche perché su questo bilancio, per dire, c'è un forte ridimensionamento di quello che è la spesa sociale, anche per quanto riguarda le attività produttive, ne risentirà. Purtroppo abbiamo guardato un bilancio molto ridimensionato rispetto a l'anno precedente, risente di quello che è la situazione generale dell'economia, e quindi nonostante ciò in ogni caso il trasporto pubblico è stato salvaguardato, quello è rimasto invariato, perché comunque è un nostro obiettivo prioritario, quello della che lo consideriamo, appunto, come ha detto anche il Presidente Bezzini, un servizio essenziale.
Il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stato approvato con 13 voti favorevoli, quelli del PD, IDV e SEL, 8 i voti contrari, PDL, Lega Nord, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e UDC. È tutto anche per questa edizione dell'Ordine del Giorno dal Consiglio Provinciale di Siena.